Esistono molti tipi di dinamiche. Alcune sono complicate, altre no. Osserviamo questo campo vettoriale nello spazio, che dipende da un parametro A. Cominciamo scegliendo A uguale a 0,3 ed osserviamo il futuro di un grande numero di condizioni iniziali. Dopo un po', sono tutte finite su una traiettoria periodica. Non c'è caos là dentro. Certo, c'è una misura SRB, poiché tutti, prima o poi, si mettono a girare bravi bravi su una curva chiusa. Facciamo evolvere lentamente il parametro A. Guardate, per A uguale a 0,335, la traiettoria periodica è sdoppiata. Non c'è ancora caos, ma una traiettoria periodica il doppio più lunga. E poi, per A uguale a 0,380, la traiettoria è quadrupla. E poi le cose si accelerano. Per A uguale a 0,405, il regime è diventato complicato e caotico. Ma quello che stupisce è che se si continua ad aumentare il parametro A, a volte, senza avviso, la dinamica caotica ritorna semplice, si riduce di nuovo ad una traiettoria periodica. Come capire queste biforcazioni? Qual è il comportamento più frequente in natura? Caotico? Non caotico? Non è per niente chiaro. Per secoli non si era pensato che il caos potesse esistere e oggi lo si vede ovunque. Per ogni valore di A si osservi la traccia dell'attrattore sul piano. La disegniamo in rosso. Quando il parametro A varia, ciò produce un merletto che viene chiamato diagramma di biforcazione. Bello, ma non semplice da capire. Ecco ancora qui altre dinamiche. Indubbiamente il matematico cerca di stabilire dei risultati che siano sempre validi, ma molto spesso inizia osservando degli esempi. La sua speranza è allora che ciò che osserva su un esempio semplice possa trovare conferma nella grande generalità. Riprendiamo l'idea di Lorentz, Sinai, Ruel, Bowen, SRB. La proporzione del tempo passato in una palla da una traiettoria converge ad un limite indipendente dalla condizione iniziale. È ragionevole sperare che questo possa essere sempre vero? Sarebbe troppo bello. Purtroppo no, come vedremo subito grazie a un semplicissimo esempio scoperto da Bowen. Osservate questo campo vettoriale nel piano. Vi vedete tre posizioni d'equilibrio. Thank you.
Una traiettoria inizia. Dopo un po' si avvicina ad una posizione d'equilibrio, poi ad un'altra. Quando ci si avvicina ad un equilibrio, si rallenta e si resta per un po' in un suo intorno. Poi si riparte verso un altro equilibrio e ci si resta ancora più a lungo. Poi si torna ancora, ancora più vicino al primo equilibrio e ci si resta ancora più a lungo, eccetera. Allora, ecco un piccolo disco verde ed osserviamo il tempo di passaggio in questo disco. Ebbene, durante dei periodi molto lunghi ci si resta fino a che la proporzione del tempo passato all'interno si avvicina al 100%. Quindi lo si lascia molto, molto a lungo e la proporzione ricade ad un valore che è quasi zero. Poi risale fino a quasi al 100%, poi ricade, eccetera, eccetera. Vedete, non c'è per nulla convergenza. Non c'è nessuna misura di Sinai Ruel Powell. Che fare allora? Abbandonare questa idea? Dire che Lorenz si è sbagliato? Ebbene no. Bisogna capire che l'esempio che abbiamo appena fatto è molto particolare. Se si modifica un pochettino il campo vettoriale, così, ad esempio, il nuovo campo non pone più problemi. Le nuove traiettorie viaggiano nel piano e finiscono per avvicinarsi ad una traiettoria periodica. Così, statisticamente, tutto si comporta in modo periodico. Si ha quindi una misura di Sinai-Ruel-Powell. Allora ci si deve chiedere se queste misure non valgano, non per ogni dinamica, ma magari per quasi tutte? Però anche qui si deve moderare il nostro entusiasmo. Osservate questo campo vettoriale. Ecco una traiettoria. Tutto ok, si accumula su una farfalla di quelle che abbiamo già visto. Se la condizione iniziale si muove lentamente sull'asse blu, tutto prosegue per il meglio. La traiettoria si accumula sullo stesso attrattore, anche se gli ci vuole un po' di tempo per arrivarci, e ci potremo assicurare che la statistica sarà sempre la stessa. Ma ad un tratto, senza avviso, sorpresa! Le traiettorie vanno ad accumularsi altrove, su un altro attrattore che non ha nulla a che vedere con il primo. Constatiamo che lo spazio sembra diviso in due regioni. Se si parte da un punto nella prima regione, ci si accumula sulla prima farfalla. E se si parte dalla seconda regione, si va sull'altra. In altre parole, non si può dire che c'è una misura SRB, poiché la statistica limite dipende dalla condizione iniziale, ma si dice che ce ne sono due. Per certe condizioni iniziali, la statistica segue la prima e per altre, la seconda. Negli anni 90, il matematico brasiliano Jacob Pallis formulò un insieme di problemi che, nel caso in cui fossero stati risolti, avrebbero permesso di avere una visione globale del caos. Uno di questi consiste nell'affermare che la situazione che abbiamo appena incontrato deve essere tipica.
In ogni dimensione, un campo vettoriale tipico dovrebbe avere la proprietà di possedere solo un numero finito di attrattori. Una condizione iniziale tipica dovrebbe dunque essere attirata da uno di questi attrattori. Ad ogni attrattore dovrebbe essere associata una misura di Sinai-Weil-Bowen che descriva la statistica asintotica delle traiettorie tipiche che attira. Un intero gruppo di matematici attacca queste congetture con tutte le forze e sembra risolverle, in questo momento, passo dopo passo, metodicamente. Un'immagine globale sembra ora emergere. Questa immagine è troppo ottimista? L'avvenire lo dirà. Oggi non si pensa più al determinismo come all'evoluzione di una traiettoria individuale, ma piuttosto come a tutto un insieme in evoluzione collettiva. La sensibilità alle condizioni iniziali delle traiettorie viene compensata da una sorta di stabilità statistica di tutto un insieme. Buffon, nel 1783, non aveva percepito tutto ciò mentre scriveva questa magnifica frase che mostra un mondo allo stesso tempo caotico e complesso, un mondo che bisogna temere nella sua globalità. Tutto si opera, perché a forza di tempo ogni cosa si incontra. E perché nella sua libera distesa di spazi e nella sequenza continua di movimento, ogni materia è mescolata, ogni forma data, ogni figura è impressa. Così tutto si avvicina o si allontana, tutto si unisce o fugge, tutto si combina o si oppone, tutto si produce o si distrugge per causa di forze relative o contrarie, che sole sono costanti e si bilanciano senza nuocersi. Animano l'universo e ne fanno un teatro con scene sempre nuove e con oggetti perpetuamente rinascenti.